Sai, Simo, stavo pensando che questa sera avrei proprio voglia di organizzare una cena tra amici, però non mi va di cucinare. Ma scusa, il tuo tipo non cucina? Beh, Ma sì, ed è anche molto bravo, però per questa sera volevamo rilassarci un po'. ordinatevi una pizza, no? Ma no, non sempre le solite cose, volevamo fare qualcosa di diverso, di speciale, magari di unico. Ok, ho sentito di quest'app. A quanto pare ti permette di portare uno chef a casa tua. Si chiama qualcosa con Pinni. Pinni, ma solo chef professionisti? Sono chef amatoriali. Ah, wow, ma quindi anch'io posso entrare nell'universo di Pinni? No, perché sai, non ho mai avuto l'occasione di formarmi come chef, però tutti i miei amici mi dicono che sono bravissimo a cucinare, soprattutto il messicano. Ma sì, da quello che ho capito è proprio questo lo scopo di Pinni, è mettere in contatto persone come te che amano cucinare e vogliono condividere questa loro passione con persone come Francesca che magari per una sera non hanno voglia di cucinare o vogliono provare qualcosa di nuovo e unico. Esatto, stavamo pensando proprio a questo quando abbiamo ideato l'applicazione Pinni per il corso di Online Communication Design all'Università della Svizzera Italiana. Volevamo trovare un modo rivoluzionario per mettere insieme chi sa cucinare bene e chi ha voglia di vivere un'esperienza diversa dal solito. Come studenti di comunicazione siamo consapevoli del potere della tecnologia di far incontrare le persone e con Pinni vogliamo riuscire a portare il buon cibo nelle vostre case, in un'atmosfera che enfatizza il lato sociale dei pasti, la convivialità e il calore. Noi crediamo nella semplicità e nella buona cucina, quella che è in grado di avvicinare le persone e di valorizzare le differenze. È una ricetta molto semplice, un'app che unisce chi ama mangiare e chi ama cucinare. È ancora soltanto un'idea, ma ci auguriamo che possa diventare presto realtà. Noi siamo Marta, Francesca, Jacopo Simona e questa è Pini. Pinni.